Allora, vediamo un po' qua se devo Hanno refreshare. scritto Su che? su Twitch. Spoilerone, attenzione! non si è visto niente Tecnopoint, mi dispiace. Siamo usciti pure su YouTube? Perché qua non si vede? Io mo tanto refresh, ma a tempo che clicco refresh, questo già. Ecco. Eccoci. Ciao a tutti ragazzi! Allora, mo vediamo il primo che se ne accorge. Buon pomeriggio! Di cosa? Ma non credo che sia. Secondo me sì, che chi ci segue sempre se ne può accorgere. No, ma se gli dici così dai indizi. Cosa devo dire? Allora. Aspetta, fammi lanciare pure Facebook. Aspetta, c'hai fretta? Sono le 6:30, quanto ci metti a farlo questo? Buonasera a tutti ragazzi, bentrovati in questo venerdì pomeriggio. Ale. Chi non ci vede e sta ancora aspettando, rifresci la pagina. Quindi ciao a tutti, ciao Alessia, ciao Mirko, ciao Ciro, ciao Alex, ciao, no, magliette nuove, no, sono sempre le stesse. No, raga, no, saremo fuori da fuori. E vedete, c'ho la riga dello stendino, come fate a dire, cioè, troppo pariga, è impossibile che sono magliette nuove. Allora, ciao a tutti i ragazzi del muretto, quindi di Twitch, tra poco stiamo uscendo anche su Facebook, quindi buonasera, bentrovati. Allora, l'orario è leggermente lungo, quindi comunque sì, abbiamo gli scatoloni dietro, che cosa? Che scatoloni dietro? Vi diciamo la verità, siamo andati lunghi perché purtroppo Stiamo cercando di la finire settima la puntata settima puntata e non è finita. della nostra serie, quindi comunque sia The Act to the Future, quindi comunque questa è la settimana più critica perché praticamente dovevamo fare i tubi, quindi comunque era un lavoro che richiedeva più tempo, più studio, più ingegno, quindi ci voleva un po' più di tempo. Poi in questo periodo abbiamo orari leggermente più corti, quindi ci sono giorni che io ci sono meno e quindi abbiamo ancora meno tempo a disposizione. Quindi abbiamo sfruttato la prima parte della giornata che stiamo insieme io e Fabio per fare questa cosa. Poi, quindi diciamo abbiamo un po' archiviato questa pratica per cercare di farvela vedere domenica, sennò c'era il rischio di saltare, e ancora c'è questo rischio, quindi ancora non si sa se domenica uscirà questa puntata, poi vedremo. Allora, ritorno dell'audio Fabio. Sì, è vero, Ah, è vero, è vero. Un secondo, sistemiamo subito. oddio, a posto. Ok, sistemato il ritorno dell'audio. Allora, Anzi, già che ci siete, ditemi un po' se la musica è giusta, alta, bassa, dà fastidio. E dai, esatto, mo' ve lo dico io, regà, sì. ma non lo vedete, cioè voi di YouTube che avete la connessione buona e state guardando a 1080-60, non lo vedete che abbiamo cambiato webcam? Guarda com'è fluida, guarda, si vedono pure i capelli di Fabio, cioè pensa che della Quei tre definizione, peli che ho, la guardate bene. definizione. Comunque Su dicevo, questa faremo un video a parte sì, faremo un video a perché. parte, abbiamo messo questa cam che comunque sia, Lo farai tu perché l'unboxing li fai tu. l'unboxing li faccio sempre io, quindi comunque verrà fatta da me. Allora, sì, 2300 iscritti, quindi grazie a tutti i ragazzi che Grazie. abbiamo. Allora, questa è una Logitech Brio 4K che più che altro noi l'abbiamo scelta non per il 4K, ma perché ci consente di fare quello che ho cioè che chiedevo da mesi, che praticamente non c'era sul mercato una webcam che facesse full HD con 60 fps. Siccome che, come voi sapete, noi utilizziamo questa GoPro che registra in full HD a 60 fps, ogni volta a seconda del video avevamo 30 fps o 60 fps, e nelle live era quasi sempre a 30, o comunque la vedevate a 60 ma questa qui davanti era a 30, quindi non si vedeva proprio bene, e spero che vi siate accorti che adesso si vede molto meglio sia come luce e sia come definizione e soprattutto come fluidità. L'altra è con i più caldi e Tobi dice Fabio è più vecchio con questa nuova gamba. Grazie. E poi dicono cos'era quella Mini Perché TX. rispecchia più la realtà, quindi sono più vecchio. Cos'era quel Mini TX liquido che avete postato su Telegram? In realtà Oliva è uno spoiler appunto della serie Hackintosh, che se non l'hai vista vai a vedere un po' di puntate perché stanno uscendo un po' di puntate i tubi in acrilico. Queste Quindi sono le prove riuscite male abbiamo del ancora qua The Phone, quindi comunque abbiamo un po' di pezzi sparsi qui sul tavolo. Allora, siete cadaverici con questa? Sì, forse a colori meno un po' meno caldi, però comunque sia funziona Più bene, reali, più è reali. fluido, Noi in più realtà reale perché siamo siamo dei bianchi. cadaveri. Non c'è tempo ad armare, è sempre Certo. mosso. Allora, la musica è un pochino più bassa, chiedono, quindi comunque adesso ve la sistemiamo subito.
Guarda, l'ho sistemata, forse sistemata. Prova, vedi se così va bene. Allora, Stefano pare che deve andare al bagno. Sì, mi sto sentendo male, meglio che non... È bianco, ma io sono bianco di mio, poi c'è pure la luce che ci sbatte contro, quindi comunque se volete poi adesso ve la scaldiamo un po', vai, coloraci. Guarda un po' come diventiamo abbronzati, un attimo. Guarda come crasha tutto adesso. Guarda come crasha, se crashiamo ragazzi, se crasha la gamba so dolori. Come la vuoi? La vuoi più bilanciamento del bianco? No, questo è giusto. Bilanciamento del bianco. Guadagno, vai col guadagno, vai, faccia abbronzati e mi fa una lampada a me. Ma non cambia niente. No, devi mettere applica, penso, per vedere la differenza. Non è vero assolutamente. Prova un po' contrasto, cose varie. Quindi quando il tour del negozio abbiamo registrato, quindi uscirà presto perché l'abbiamo già registrato. Poi vabbè, non cambia nulla con le impostazioni della camera, poi ci smanetteremo nelle prossime perché l'abbiamo montata praticamente 10 minuti fa, poco prima di iniziare, quindi abbiamo fatto un po' di prove varie. Allora, oggi cosa facciamo? Era bello freddo così. Oh, siamo blu. Ok. Oh, adesso siamo seppia, siamo color seppia. Quindi comunque sì, oh, così sono abbronzato, guardate. Lui dice che secondo lui dovremmo stare così. Un po' più di più, si è tolto, ecco, sì, siamo troppo seppia. Così siamo abbronzati, risulto abbronzato. Sono appena tornato dal mare in questo momento. Stefano fatte, butto la maglia per far vedere a Torre Arche, no, l'ho coperto perché comunque così, sia così. Fa riflesso con la cam, quindi non posso tenerlo visibile. Allora, oggi che facciamo? Devo, diciamo, iniziare, non posso aspettare che raggiungiamo i 2800 spettatori come al solito. 74.000. Devo 74.000 perché devo partire un po' prima, perché questo case richiede un certo tipo di manutenzione. Ovvero, oggi cosa facciamo? Già è scritto? Ah, dal passato al presente dei case. Ok. Allora, qui dobbiamo fare un cambio case, ma in realtà non è solo un cambio case. In realtà da questo PC dobbiamo soltanto estrapolare alcuni componenti, quali l'hard disk, e basta, per fortuna. Quindi una volta estratti quelli, dobbiamo assemblare il nuovo PC che andremo a montare. Lo diciamo prima, non so se ci sta guardando il proprietario, è un ragazzo che ieri è venuto qui, dice vengo anche da lontano, proprio ho conosciuto tramite Facebook, tramite YouTube, e ci tenevo a farvi montare il PC perché mi sembrava molto professionale, molto bravo, molto simpatico. Ma che bello tutto, non lo so, quello di un altro, però poi dopo ha detto ho sbagliato. E alla fine praticamente ci ha portato però i componenti, perché lui praticamente da noi ha preso soltanto il case, perché lui è venuto ieri con una busta e questo case. Ha detto io vorrei montare qui il mio nuovo PC. E ho detto no, nel senso mi rifiuto, non lo faccio, quindi comunque sia per me è no, ho detto, e se vuoi devi cambiare anche il case perché comunque sia le mani qui dentro non ce le metto, e quindi lui ha detto va bene, ok, scelgo un case, si è fatto consigliare e ha preso il Corsair 570X RGB il Crystal, quindi quello tutto in perché nero. Regà, basta, no? A una certa basta. Poi questi componenti che sono qui all'interno naturalmente poi verranno smontati e valutati da noi per eventuale permuta, quindi comunque questa qui li andiamo a permutare e poi andremo a scalare dal totale del case nuovo. Quindi cosa facciamo? Adesso smonto gli hard disk senza perdere troppo tempo, perché comunque sia è un case che richiede, mamma mia, un certo tipo di manutenzione. L'ho visto adesso. L'hai visto? L'ho visto, purtroppo dovrò niente, cambiamo gamma, che dici? Qua è macello. Situazione. Aspetta, mo lo giro di lato, voglio soltanto staccare la classico sistema di qualche anno fa con 8 hard disk. Ah no, è l'alimentatore devo tenere. G. Ah, davvero? È l'Enermax purtroppo lo tiene, che questo è un buon alimentatore. E vai a dire. E quindi comunque sia. Allora. Togliamo il piegatubi, che al momento non ci serve, accendiamo luci, quello tutto quello che si può, puoi switchare cam, volendo ci puoi mettere noi più piccoli. Ma di che anno è il case? Ragazzi, allora, per chi non conoscesse questo case, questo è un Armor, questo è il Big Armor, quindi è quello un po' più grande, che c'è l'Armor Junior. Non è la prima versione, perché il primo Armor aveva lateralmente tutte ventole da 80 cm. Lascia perdere, meglio che no. Allora, questo qui è un case che comunque sia... Ciao Stefano Cucciardi! Questo case qui è circa del 2008, dai. 2009-2010, quindi comunque ha circa 7-8-9 anni. Cosa lo vedete dal fatto che non fa uso tipo il coso per indicare la bacchetta. Lo vedete che l'interno non è verniciato di nero, ha questo sistema discutibile oggi di bloccaggio dei dischi, ha 180 milioni di slot da 5 e un quarto,
ha il cestello per i dischi, quindi è il classico sistema dove si mettevano 7, 8, 9 dischi, tutti da rigorosamente da 120, 160, massimo 250 giga, di cui alcuni ID, altri SATA. Ma adesso guarda, io so che qui dentro c'è un disco che quando chi lo vede, questo pesa un botto, questo pesa un botto. E poi aspetta, c'è da dire il fatto fondamentale che voi non potete vedere dalla cam, cioè questo case pesa, ragazzi, cioè questo qui a vuoto pesa come un PC di oggi. Sì, pesa pure di più. Pesava veramente tanto, a vuoto faceva, mi sembra, 17 kg, qualcosa del genere. Parecchia roba. Allora, qui dentro c'è un disco, questo basta qui. Basta che senti il peso di quel cestello senza il disco. Guarda, allora, poi adesso vi faccio vedere questo disco. Saluta Fabio, saluta. E Fabio non saluta. Buonasera. E niente, allora, prendete questo qua. Questo, chi lo conosce questo? Chi mi sa dire che disco è? Chi attenzione, mi sa dire di che marca è e che disco è, ragazzi? Guardate, gli esperti lo riconoscono da questi dentini qua di lato, che vi lascia qualche indizio. Non vi faccio vedere il dietro, perché comunque sia il dietro ve lo copro, così non è anche la marca. Questo qui è un disco solo per Vital. Pochi esperti. Or trasparente. Pepette. No, RPM. Attenzione! Oliva! La butta lì e Oliva ci prende, ragazzi. Oliva ci prende, adesso verranno anche a tutti quanti e vogliono fare i fighi, lo scriveranno dopo che l'ha scritto Oliva, perché gli vanno appresso. Da voi, Raptor è appresso. Questa era, ragazzi, edizione limitata. Western Digital, questo qui è il Raptor della Western Digital, disco da 10.000 RPM, all'epoca era il massimo, se non si metteva, a meno che un disco scasi, tipo comunque sia dischi da server eccetera eccetera, uno dei dischi più veloci che c'era sul mercato per PC da utilizzo casalingo, però grattava come la grattugia, quella per parmigiano, quella capito, questo fa un rumore della miseria. Signor Frank, buonasera a lei. Allora, quindi questo qui era un Raptor che non ci servirà dopo, più. Dopo avviciniamo il microfono e lo facciamo sentire. Sì, no, ma tanto questo qui dobbiamo soltanto recuperargli dei dati, quindi non lo rimonta, per fortuna, non lo rimonta sul nuovo sistema. Ho detto, senti, no, Sì, è il Velociraptor, è bravissimo. Allora... È un ibrido, no, che ibrido? No, ibrido non esisteva all'epoca, ragazzi. Allora, intanto io smonto. Sì, perché hai fatto pure il manico, vedi? Sì, ho fatto pure il manico, vedi, guardate bene. Sì, guardate, qua abbiamo una serie. Una serie di cavi. Di cavi SATA, rigorosamente qui sono SATA 1,5 credo. Non lo so. Quelli rossi sicuramente non sono SATA 6G, quindi. Sicuramente. Però è pure tutto un giro, perché la scheda madre non è SATA 6G. Esatto. Quindi è tutto lo posso. Ma non ho capito, ma lui travasa tutto là dentro senza. No? Cioè lui perché. Vicino rimane questo. No. Ah, questo ecco. Dobbiamo prendere noi. Questo dobbiamo prendere noi. No. E non ho scritto tutti gli altri pezzi sul coso. Quali? Che c'ha lui? E non l'avevo visti, porco. Devo aggiornare la descrizione. Io pensavo che era un travaso e basta. Aggiorna sta descrizione, ma andremo a montare una Z270 dell'Asus Prime. Ci andremo a mettere sopra un i7 7700K, naturalmente. Andremo a montare, e questo ve lo posso dire, questa forse è una delle migliori scelte che può aver fatto, i960 Pro, quindi comunque sia disco da 5.12, questo è costato un occhio della testa, quindi Samsung 960 Pro, neanche l'Evo, RAM da 3000 MHz, le Corsair, le LPX, la versione rossa, quindi 32 giga, neanche 16, sono due banchi da 16 questi, quindi comunque ha fatto una scelta bella. Frequenza 3000, bravo. Questa è 3000. La scheda video è un Asus Strix, però la 1060, perché comunque si ha detto, guarda, non mi serve tanta potenza grafica. Quando l'ha presa, questa l'ha rubata ai miners. Questa l'ha rubata ai miners, perché comunque non si trova, non so quando l'ha presa. Però di fatto i componenti che ci andremo a portare all'interno sono questi. È da 6 giga. È da 6 giga, spero di sì per lui. Sì, è da 6 giga. Quindi questi sono i componenti che andranno all'interno del nuovo, dal vecchio. Ma non è che sono tutti fanboy Asus? Non lo so, sono tutti fanboy Asus. Ah, qui abbiamo anche un SSD, questo qui lo recuperiamo, questo andrà nel nuovo sistema, quindi nel nuovo computer. Quindi questo lo vado a smontare dal cestello. Questo ce lo riprendiamo, Vediamo, vidi anche la stessa parte, perché vidi che più ne ha più ne metta. Giusto, che i vidi servono per tenere tutto insieme. Certo. Però non ho capito, 73 spettatori, 36 like, come al solito. Ragazzi, allora. Un vidino pesante. Allora. SSD che andiamo a recuperare per il nuovo sistema,
è un Samsung, questo qui dovrebbe essere un 850 Pro forse, adesso andiamo a svitare anche l'adattatore e vi dico, vi ho messo in descrizione, se refresciate la pagina, tutti i componenti che Stefano monterà. Esatto. Ok, veramente qui. Comunque ora è il cambio di orologio, io me l'ho fatto regalare. E io quando mi arriva vedremo. Ah, tu l'hai fatto. Mesi. Allora, questo qui è un. Sì, è un 850 Evo da 500 GB, quindi questo lo andremo a mettere nel nuovo sistema. Insieme a questo disco, la 3 Tera Red della Western Digital, questo andrà nel nuovo sistema. E in più devo recuperare un altro disco. Questo mi serve per il Raptor solo per i dati. Quindi c'è alcuni dati lì sopra, poi li recuperiamo poi. E da qui devo scollegare l'alimentatore e l'ultimo hard disk, quindi adesso facciamo un po' di, cerchiamo di fare un po' di pulizia qua. Sì, poi togli subito tutto perché c'hai circa un'oretta. Io intanto, se loro facessero domande, come dire, intelligenti, io te le leggerei. Tanto per cambiare, su Facebook c'è un ritardo di circa un'ora, un'ora e mezza. Sì, è vero. Non riesco a capire il perché di questa cosa. Perché ogni tanto bufferizzando perde tempo prezioso. Comunque consiglio a tutti quelli che sono su Facebook, se stanno guardando il video, di spostarsi su YouTube oppure su Twitch, dove è molto più fluido. Stiamo avendo un po' di problemi con lo streaming di Facebook, che ultimamente non è che sia il massimo. Fabio, SSD da 5.13? Porca miseria, ho scritto 5.13? 5.13 è un taglio nuovo. È un taglio nuovo, l'ho inventato adesso. Meno male che ci siete voi, io. Vedete, scrivo come Stefano parla. Esatto. Allora, sto recuperando tutti i cavi, questo alimentatore è semimodulare, quindi come vedete sto scollegando i cavi SATA dall'alimentatore, così lo riesco a sfilare meglio. Ecco qua. Questo PC ha ancora il floppy, io vi vorrei dire solo questo. Ok, sfilato questo, abbiamo sfilato tutto, riesco a prendermi finalmente l'alimentatore. Questo lo faccio girare qua, questo è un Ethermax Liberty, anche questo ha qualche annetto, questo qui è da 620 watt, quindi comunque basterà per questo nuovo sistema. Hai scritto che c'è il Master Liquid Pro da 240? Certo, okay. Quello l'avevo già scritto. Okay. Io pensavo che fosse solo un travaso case di siatore liquido, no, per quello questa, la siamo presa. Questa è la schermata X58, perché a vedere dal 3 channel che monta su questo sistema, sicuramente avrà un i7-920 all'interno. Metti sotto a metti tavolo, sotto, via. Under table. E aspetta, mi manca un hard disk. Quello è stato uno da 120 giga. Questo è il cestello, devo recuperarlo e devo recuperare pure il masterizzatore Blu-ray. Che poi non ho visto il prezzo di quella cosa. Ok, quello che si vedrà. Amedeo, il case non può rimanere quello, cioè nel 2000 di, quasi 2018, secondo te può ancora girare un case del genere? E vi dico la verità, il cliente ci ha provato. Ci ha provato, ma che lo cambio? Mamma mia. Sveleno. Allora, questo case qui, solo la paraglia davanti, pesa. Stefano si è rifiutato, Stefano ha detto, io qua non te lo monto. Sì, è vero. Poi Stefano, lo sapete, guarda, fate quello che volete, lui case vecchio e masterizzatori no, infatti ho venuto un case senza masterizzatori. Allora devo e l'ha costretto a metterlo esterno, dice, ma io c'ho il Blu-ray, non mi interessa, non mi interessa. Certo, c'è tanto, siamo un po' no, sono un po' aggressivo, allora cioè, devo riuscire a togliere la paratia davanti di questo case, sì. Riesco, ma questo c'ha pure le viti, sì, te pare? Non è vintage, il problema è che alcuni clienti quando comprano un case buono adesso, no? Ci spendono 150 euro, poi quando nel 2027 si sono già rifatti il PC due volte, alla terza volta che vanno nel negozio e quello gli dice, vabbè, ma lo vogliamo cambiare sto case, sai, è un po' pesante, non c'ha neanche questo, non c'ha questo, fa, no, questo io è buono, questo è un Thermaltake, io l'ho pagato, questo ovviamente non per Thermaltake, ma per qualsiasi marca, anche se compare un Corsair oggi, tra 10 anni non puoi andare e fare, questo è un Corsair, ho capito, però c'è pure, meccanico, però c'è pure 10 anni. Questa è una punto del 95, oh. E come fai a immaginare, io c'ho il Golfo. È il corso del 90. Ma c'ho il golf. Tu già appunto, stai zitto. Anzi, già la Polo. Zitto, ti sapevo zitto. Allora,
c'era pure i video di sicurezza per pandemia anteriore, capito? Certo, perché poi prima c'era l'uso e costume tra il 2005 e il 2007 di mettere le serrature ai case. Non l'ho mai capito questa cosa. Neanche io. Poi stanno sti cestelletti. Ah, questi ti ricordi, mamma mia, questi appena mia. Aperto il negozio ti ricordi quante ne vendevamo? Questo lo vendevano anche sfuso. Sì, senti che ti ho detto, si chiamava iCage. iCage, ti ricordi? Mia, sì, lo vendeva sempre Thermal Take. Andava su tutti i case, dove, ovviamente occupando comodamente 3 slot da 5 e un quarto, potevi montare. Altro disco red. Tanto Enzo dona per l'upgrade all'armatura di Stefano, grazie Enzo. Ah, c'era una cosa che avevo con la miseria, mi sono scordato, vedi. Mannaggia, avevo preso una cosa fighissima dai plugin di XSplit. Che praticamente mi sembra che è un widget Super Shot Alert. Ecco qua. Aspetta, scusate, lo so che adesso non state vedendo nulla. Ma in realtà non pensavo a perdere niente. Sto più a cazzotti il case, tutto uguale. Ok. Praticamente che succede? Se c'è un messaggio in super chat. Parte la musichetta? No, non lo so che fa. Cioè non lo. Poi adesso mi autodono per provare. Allora, tanto io faccio spazio. Vai tranquillo. Ok. Il nuovo case che pesa circa la metà è questo, ragazzi. Oh, attenzione, Enzo! Per l'upgrade dell'armatura di Stefano, grazie Enzo! Che fa quando succede? Aspetta, non l'ho ancora stare calmo. Aspetta, Enzo. No, è già l'ha fatto. Mannaggia. L'ho fatto prima, io leggendolo. Ah, mi sono venuto in mente. Allora, intanto io stacco le componenti in vetro temperato di questo case. Andiamo a mettere da parte queste dopo. Questo è tutto. Ah, vedi, c'è pure test alert. Se lo premo che succede? Vediamo un po'. Niente. Ah, ma mi sa che fa... La musichetta? No, non so che fa. Aspetta. Diteci che fa, ragazzi. Intanto io levo tutte le componenti in vetro. Ah, fa thank you for support. Però penso che ci metta il nome. Ah, figo. Figo. Se lo faccio... Adesso lo testo in live, tanto a noi non ci frega niente. Non ci frega niente. Facciamo delle prove... Fabio, scusa, vendete monitor? No, non vendiamo monitor per attacchi per attacchi pesa. Ale, Enzo, guarda. Ah, è comparso! Che figata. Ah, quindi è anche in ritardo. Giusto. Se tu fai test, credo che prenda l'ultimo. L'ultimo, che è ritardo. Ah, si vede, però diventa più a destra. Quello no, non questo, quello sopra, quello che è comparso. Quello lì trasparente, a sinistra. Diventa a centro lo schermo, no, qua. Perché, vai, così, bravo. Tu dici? Sì, perché l'ho visto sullo schermo, copriva un po' la chat pure. Se faccio test, bam. No, vabbè, questo lo mette così. È così però. No, questo è il ticker, perché vedi, questo qui lo puoi mettere fisso. L'alert decidi anche la durata, io metto 25 secondi. Bello, bello. Almeno così c'è 25 un... 25 secondi, sound... Mettiamo pure il sound. Io consiglio Streamlabs per far uscire quegli effetti fighi. Aspetta. Bella, lo proveremo. Show ticker... Intanto questo case costa 190 euro più o meno. Io intanto so, adesso ve lo tolgo. Pensa quanto t'ho fruttati qui. Ciao The Red Lion, ciao. Costo di questo case è detto, ragazzi. No, Stefano, dicevo supporti per i monitor. Che vuol dire supporti per i monitor? Quelli attaccati al muro. Quindi la placchetta di metallo dove tu buchi, metti stop e ce l'appendi. Il supporto pesa, come lo vuoi chiamare? Quello non lo vendiamo. Se lo metto così, guarda. È un po'? Che lo faccio, gli faccio mente coprire la chat e questo. Io questo fisso lo tolgo che non mi piace. Se io adesso faccio test alert. Controlla sul sito, Enzo. Vedi sul ciclo sulla sezione usata, bello quello, bravo così. Così, se no lo posso mettere pure qua sotto. No, così mi piace, che copre un attimo la chat, intanto comunque dopo uno rilegge. Fabio, ma sei dimagrito? Attenzione, domanda! Uno che se ne è accorto. Ho
perso 3,5 kg. Attenzione. Senza che dal vivo non mi ha detto sto a dieta ferrea, perché dovete saperlo, glielo posso dire in live, tanto ci faremo il video. Ragazzi, io a maggio mi sposo. E siccome che mi sposo, Iannello e Stefano mi hanno costretto, hanno detto devi perdere 15 kg per il matrimonio, che poi da 15 sono diventati 20 perché è bonus. Dei 20 fino a mo' ho persi quasi 4, quindi me ne mancano solo 16 e rotti. Però c'è ancora. C'ho ancora 9 mesi di tempo. Quindi io spero che in ogni diretta mi vedrete sempre più slim. Anche che mi stanno a fare mai niente, raga. Cioè stanno avanti veramente col petto di pollo. Poi Iannello dirò, perché tu fai. Il merluzzo, l'olio no, e quello no, e il pepe no, e il pan grattato no, ho capito. Stefano, voglio sapere la preparazione, non ho appena visto il meme, calcola, ti dico, mi sono sentito male, ho ammazzato le risate, cioè troppo forte, ho fatto troppo bene. Infatti non te l'ho chiesto, perché l'ho pubblicato senza dirtelo. Quello è fatto veramente troppo bene e l'ho apprezzato tantissimo, perché è geniale, veramente divertente, infatti sono stato contento. Allora, sto intanto montando gli hard disk meccanici sui supporti di questo case, così ci ritogliamo subito dalle scatole e ci metto anche l'SSD subito. Di questi ci siamo tolti il pensiero, l'SSD si monta facilissimo perché questo si infila qua così, a mo' di grilletto proprio, quindi fai il track, arriva a battuta e questo non si muove più, quindi l'abbiamo messo in posizione con i dischi montati, perfetto. Poi l'alimentatore che io dobbiamo mettere in basso nella parte posteriore, questo lo montiamo subito qua, quindi l'alimentatore, dove l'ho infilato? Ecco qua. L'alimentatore, questo lo andiamo a mettere qui sotto, bello appizzed, come si dice, che sta bello nascosto. Abbiamo un problema che questo alimentatore ha una veletta di metallo e non vuole passare il confine. No, Stefano, non mangerà che insalatine, cioè è venuto, si è aperta una scatoletta di tonno naturale con due gallette di riso e qui chiudo, eh. Perché a me? Dice mangia di insalatine di Stefano. Stefano, manco più insalatine, ma allora ci invita il matrimonio? No, però vi preannuncio che ci faremo un video su questa cosa. Ma sicuramente rifacciamo un video. Stefano mi fa ovviamente da testimone, già ha detto che verrà con la GoPro, quindi preparatevi. Allora, questa adesivo vorrà la netto, se no non ce l'ha. Però te lo dico, se non stiamo almeno a 10.000 iscritti a maggio di star tranno, lasciamo perdere. Lasciamo perdere, sì, che cazzo è stato fatto. Attenzione, parte il telefono. E devo rispondere, e io scappo. E attenzione, Fabio se ne va, quindi continuo io. Dov'è? Sto cercando le viti intanto dell'alimentatore. Cosa ci fate vedere domenica? Domenica vedrete, se riusciamo a farvelo vedere, una puntata nuova della serie Hackintosh in cui andiamo a fare i tubi. Adesso l'abbiamo, oggi ci siamo impegnati a farne un altro po', dovremmo stare addirittura d'arrivo. Ale. Quindi vedremo un attimino come se riusciamo a chiudere questa puntata, ve la facciamo vedere. Allora, montate un PC come rinfresco, sì, lo facciamo in live. Fabio, invece che il taglio della torta, gli facciamo montare la CPU, ovviamente Socket 2066. Sì, beh, qualcosa ci inventeremo insieme con la moglie, andrà a mettere la CPU sulla scheda madre e tutti quanti bravo, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Quindi comunque allora, l'ho messo, lo rifaccio 10 secondi così chi dona almeno si vede per 10 secondi. Questo è il risultato, direi non male. Beppe, penso che la tua risposta era per De Giovi, bravo, tutta la stima. Stefano, tu quando ti sposi? Io sono giovane. Giovanissimo, mica come lui che è già. Si vede la gamba nuova, si vede proprio la ruga. Io sono di giugno e lui è di ottobre, stesso anno. Mo tralasciando. Non è, noi... c'è bisogno di dire queste cose. Non è. E quando non è che non è. Allora. Quando non è, non è. Allora qua. Vabbè. Mi serve un l'alimentatore. Questo funziona anche di qua. Ok, abbiamo implementato, scusate, in live abbiamo implementato questa nuova funzione. Enzo dice grazie per la pubblicità. Lo so, Enzo, te eri l'ultimo che ha donato, quindi ti sei beccato. La cambia hai fatto, però beh, ma io non sento il suono che esce, è carino o fa schifo? Infatti. A posto del taglio della torta potrebbe fare un delete su una CPU Intel i9. Esatto. Voi non state bene, oh. Beh, qualcosa faremo, non so se mia moglie sarà contenta, ma questo. Ma sicuramente no, però. Non ci interessa, è lavoro, è lavoro. Perché lei non lo saprà fino al giorno stesso. Tanto lei non guarda le live, quindi non lo saprà.
il prete avrà la tunica col marchio AMD. Guardate, prego, no. Ti immagini, si presenta che mani così, allora salve ragazzi, tira su, bam, AMD qua, Ryzen è scritto qui sulla manica. Mamma mia, io penso che Fabio fa così. Ciao, grazie, e se ne va, se ne va. Sì. Allora, l'alimentatore l'abbiamo avvitato, quindi adesso andiamo a mettere subito la scheda madre, quindi prendo la motherboard e ci vado a mettere solo la CPU, quindi giriamo la gamma e andiamo a tirar fuori questa scheda madre dell'Asus. Attenzione che ormai ci ho preso gusto. Ale, dale, ritorna Enzo. Attenzione, Enzo is on fire proprio. È brutto forte il suono, dicono il suono è bruttissimo. Stiamo allora, serve... adesso che lo so che vi dà fastidio, adesso lo continuo a fare il loop all'infinito, tipo così. Lo cambio, c'è Bright, Ring. Allora, dicono Stefano, a te serve una tipo Gwyneth Paltrow. Questo che dire, questo è meglio? Non lo so, io i suoni non li sento, quindi... Oh. Non sentiamo. Salva le mandrachi, chi è che scrive qua sotto? Va bene, per censurare immagini. Ma è troppo grande, molto meglio, ok, fa un po' cagare, no? Ok, il suono parlava. No, quello no, quello no. La torta rossa e nera con tutti i loghi AMD, penso che... No, tanto la... Oh, matrimonio certificato da MSI, certo. Senti, allora qui sta facendo... Fermane Fabio, lagga tutto. Sì, dicono. Sì, perché in virtù del... Allora, noi non stiamo laggando, no, però no. In virtù... Ti posso dire che in virtù del fatto che adesso abbiamo messo anche Facebook con la cam in full HD 60 fps, il professore ha detto no, quindi adesso mi dispiace per quelli di Facebook. Allora, aspetta, prima che chiudi Facebook, ragazzi, siete pochi su Facebook in questo momento, siete solo tre. Se ci volete vedere, aprite YouTube, icona YouTube sul telefono o su Twitch, però YouTube per il telefono è più facile. YouTube, apri YouTube, cerchi EasyFix Roma, ci trovi, vai alla diretta e entri e ti iscrivi naturalmente. Vai, se dentro ancora ragazzi, via. Facebook chiudiamo perché sennò ci lagga tutto, quindi via. Il processore AMD come bomboniera, questa è una bella strategia. Se non ti vuoi avere, se non vuoi più avere amici, lo puoi. Magicamente io non ho capito perché Facebook dei tre, pur essendo quello dove esce con la qualità minore, è quello che succhia più CPU. Perché non lo so. Perché? La stanza delle nozze con ventro in luci RGB. Ragazzi, poi faremo una lista di idee. A me la voraccia va. Dicono quello nuovo rock ci sta. Ah, quindi ha messo un suono rock. Giusto? Non lo so, io non lo sento. Io lì c'è tipo F1, io ci clicco e va. È quello che è. Lascio questo. Allora vado, CPU 7700 montata qui, aprire mascherina, attenzione, aprire cancelletto, controllare. E piegare via. I piedini, mettere pasta sotto sui piedini, poi chiudere tutto, ok, in spruzzatoio in forno per mezz'ora a 180 gradi. Preriscaldato, ovviamente, se no non funziona per fare il deheat, quindi in preheat mettete il forno a 180. Allora, le RAM, andiamo a scartare le RAM. Eccole qua, queste sono due banchi da 16, come vi dicevo prima, 3000 MHz l'una, quindi in totale 6000 MHz. È vero. Beppe Rizzoli, ho visto il vostro video sulla riparazione dei pin del socket, ma come è venuto in mente l'idea di provare a ripararla? Che non è la prima pensavate volta che facciamo. Sarebbe tornata a funzionare alla perfezione? No, alla perfezione no, Beppe, in realtà volevamo solo non è né la prima né l'ultima volta che lo facciamo, perché purtroppo spesso ci capita che ci arrivano schede non in quelle condizioni, ma con 2-3 pin piegati di solito si riesce. Il problema è che molto spesso i pin non si piegano soltanto, ma si toccano tra loro. Quando poi si va ad accendere, i pin si possono, diciamo così, assottigliare o rompere del tutto se vengono molto piegati. Invece in questo caso, bene o male, il lavoro è venuto discretamente bene, ma erano veramente troppi i pin piegati. Vai col pollicione. E beh, adesso mettiamo prima. Ah, è simile a quello della sigla, ok, quindi senza volere l'ho fatto un'ottima cosa, grazie. Poi me lo andrò a riascoltare. Sentire. Allora, qui mi serve la bustina perché... Anzi, sai che te dico, visto che mi piace, test alert. Allora. Mi serve la busta con la vite che ti danno per l'M2, perché qui sull'Asus te lo dà a parte la vitarella questa qui per avvitarcelo. Quindi adesso andiamo a aprirci la busta con queste belle forbici che tagliano tantissimo e andiamo a mettere in posizione. Stiamo montando troppa roba su,
sinceramente. Non va bene questa cosa. Sì, 960 Pro ti posso dire che è veramente un bel disco. Vero, vero, è un bel disco, perché c'ha ottime specifiche, poi sulla carta qualcosina sicuramente si andrà a perdere, però comunque resta un ottimo disco NVMe. A me lo sai che non lo so, perché non è, è roba che ci ha portato, non l'ha presa da noi, tranne il raffreddamento liquido del case, quindi... È vero. No, no, non è Enzo che dona, è che tutte le... Io se faccio test, lui mi dà l'ultimo alert, e quindi è l'ultimo è quello di Enzo. Esatto. Quindi non sta... magari, ci ha già dato penso 30 euro tutte le volte che ho premuto. Allora, sposto un attimo la scheda madre. Anzi, lo rifaccio, tanto stasera va così. No, guarda, mo arriverà uno e dice, senti, vuoi leggere il mio nome nelle ultime 20 volte, ti dono io. Guarda, guarda. Sì, ma accetto donazioni solo dai 120 euro in su. Ok. Allora, qui facciamo così. Mettiamo la scherina della scheda madre in posizione. I piedini sono già, quelli che sostengono la scheda madre sono già fissati bene, sono già messi nelle posizioni corrette, quindi possiamo andare a mettere la scheda madre all'interno. Questa la mettiamo, eccoci qua, andiamo a guidare. Che sta bene il sonno, che posso fare? Ma niente, dovresti lavorando intanto, senti caro. E io poi, è che non fanno domande tali per cui si è richiesto il fatto che io le legga. Senti che t'ho detto. Guarda Stefano, quanto è devoto, monta in ginocchio, è vero, è vero. Non fanno domande che valga la pena di leggere. Ah, questo era il case, quello che non mi piaceva, perché non c'era il buco sotto per far passare i cavi lì. Faccio. No, assolutamente no. Presa a tazza. Non posso rovinare un case da quasi 200 euro insomma. Anche che davanti, solo le ventole davanti valgono 85 euro. Che queste sono sfuse, sì, è un kit 3 channel, lo chiamo figo, perché di SP120 della Corsair con annesso controller luci a LED, quindi comunque se lo comprate sfusi costano circa 85 euro e quindi insomma già il valore metà di questo case è se lo ripaga con quelle tre pelle. Non lo so, Gan 69, perché il loop su No Copyright Sounds, sezione house, non so dirti qual è. Ah, vedi, figo Enzo, ha detto una bella cosa, perché non mettete la barra degli obiettivi per le delle donazioni? Potresti mettere un dindarolo che si riempie man mano. Figo. Ma tanto a noi nessuno ci dona. No, però se tu metti un obiettivo, tipo vogliamo mettere una luce migliore per la registrazione, metti 30 euro. Vedi che si riempie man mano che donano. In forma. Figo, figo, deve essere figo. È una storia lunga, Beppe, se vuoi saperla basta che vai sul gruppo Telegram. Sul gruppo Telegram, EasyFix Chat. Tornando alla foto preview dell'Edito, non erano bianchi waterblock e raccordi vari, ricordo male io. Oliva, a quale foto ti riferisci? Io ne ho messa una l'altro giorno, mi sembra. Dove si vedevano solo le memorie. Quindi di quale foto preview mi stai parlando? Ne ho messe diverse, devo andare a vedere dove, su Instagram? Ne ho messe talmente tanto ultimamente che non mi ricordo. Devo usare una prolunga 8 pin perché questo fantastico Enel Max non arriva la cavo 8 pin. È buono, è buono, no? Non ci arriva? Quindi ci rimettiamo pure una prolunga. Odio lo so, che dobbiamo fare? Paga? Io non monta. Allora, l'attivi su Streamlabs, mi informo. Però così non funzionano le donazioni della Super Chat. Io volevo fare una cosa collegata con la Super Chat. Perché su Streamlabs oggi forse abbiamo ricevuto una donazione? Due? Non lo so. Non ne ho idea proprio. Allora, questi cavi qui. Di quella tutta... Allora, su Telegram ok, non è una Mini TX, ma forse tu ti riferisci, Oliva, a quelle foto che vedi non sono le nostre, sono di Stefano Cucciardi, che sta facendo, è un nostro follower e sta facendo un lavoro simile al nostro, ma sta facendo un Hackintosh Cube e sta usando una scheda Mini TX che ha preso da noi. Non so lui che connettori sta usando, noi gliene abbiamo spediti un paio fino adesso ed erano neri. Forse hai mischiato il suo progetto col nostro. Sì, i due lavori. Così è il gruppo Telegram, si chiama, lo trovate nella descrizione, comunque si chiama, uno si chiama EasyFix Chat e l'altro, che è la chat diciamo
una preimpostata e poi c'è la chat libera, si chiama EasyFix IT, scusate, è il contrario, EasyFix IT è il canale, EasyFix chat è la chat. È cosa che fa Pivox purtroppo, è così. È così, è così. Ma da voi la spedizione si paga, Amedeo? Generalmente sì, poi dipende, va in base a che cosa ordini. Ma chi è il dittatore che ha messo non mi piace? Brucia. Vabbè, c'è sempre qualcuno, ma è giusto, non può piacere tutto a tutti. Alla fine il mondo è bello perché è vario. Esatto. Quel che non mi entusiasma tantissimo. È bello però, dai. È bello perché quando è finito fa un bel quando effetto. Quando è finito fa un bel effetto. Un selfie con la chat per Telegram, un altro più avanti lo facciamo, dai, magari quando siamo di più, vero vero. Allora intanto Alessia sa anche quanto si spende per spedire un DHL, ma un selfie con la... ok, pensavo fosse Stefano Toni, no, un altro Stefano è Toni, giusto, vai bene, una scheda 2K per il 2K Stefano. La 1060. Per 2K ci vuole minimo 1070, io non sei informato. No, ce la fai con quella 6 giga gaming X, ce la fai. Dettagli medi. Ok. 2K può essere quello 24. Infatti Red Lion se ne esce con la classica frase, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, è giusto. Giustissimo. Qui sto dato cercando di collegare. Nella parte della scheda madre sto collegando le tre ventole frontali, che comunque sia i LED sono gestiti nella parte posteriore, ma le ventole per fargliele gestire alla scheda madre le devo collegare direttamente onboard, quindi comunque sia le sto collegando qui, no? Oggi ho ordinato il Masterbox 5 Lite. Bravo, bel case, però non l'hai ordinato da noi, io oggi non ho spedito Masterbox 5 quindi male, malissimo. Allora qua dove siamo messi? Aspetta che qui mi sto collegando le prese frontali del case, sto in ginocchio perché comunque non vedo niente. Niente, questo lo faccio prima a fare così. Così. No, quella ce n'è stato, così ero là per le persone. E così. Poi, consigliate, giocate a Rainbow, ci ho giocato un po', l'ho provato Rainbow, non è male come gioco. Non mi è dispiaciuto per niente, però purtroppo per andare bene lì devi incastrarti su un po', e per incastrarti ci vuol dire che dovevo lasciare un po' indietro CS, e quindi alla fine ho dovuto scegliere, mi sono ottenuto CS, cioè mi sono buttato più su CS che su CS. Però ce l'ho, quindi comunque ogni tanto sicuramente una capatina quando mi stanco di giocare a uno mi butto sull'altro. Allora, qui il cavo dell'audio te lo farò passare sotto, devo cercare di nasconderlo il più possibile, quindi comunque questo qui lo faccio passare qui sotto, eccolo qua. Poi qui ho un'alimentazione SATA, questo qui lo manderò mentre nella parte posteriore, e questa è un'altra. Una scheda video per giocare in full HD a CSGO a 144 fps. Allora fermo, Peppe Sound Gamer, se mi chiedi 144 fps vuol dire che è un 144 Hz, giusto? Quindi quei 144 fps devono essere costanti. Ti preannuncio che CSGO è oggi, almeno di quelli che ho provato io, il gioco che in assoluto sfrutta meno la scheda video e sfrutta più la CPU. Ti posso dire che per giocare a 144 Hz a CSGO con dettagli accettabili ti serve un i7. Tu fai, no, ma l'i5 è uguale, perché con l'i5 io ho letto, aspetta, io ho letto che con l'i5 per gaming vabbè, sì, va bene, a meno che non devi giocare a CSGO 144 frame. Vi posso assicurare che non ce la fai con i5, ti serve un i7. Vabbè, chiarito questo, il minimo che ti serve è una 1050 Ti. Ma il 7600K pensi che non ce la faccia? Se serve il 7600K per cloccato, se c'hai il 7400, 7500, 7400 non ne la fa. Beh, non fissi. Non ce la fa. No, poi 144 deve essere costante, sennò dopo se quando ci sono le smoke tutti ti la gallina, poi te rode. Non mi dica che non te rode. Te rode? Sì, a voglia, tantissimo. Bene raga, sono tornato. Bella Andrea. Ok. Non lo so, Cyber, questo io lo devi chiedere a loro.
mai prese neanche in considerazione. Io nerdo su Rainbow, dai, allora, prossimi pezzi li prendo da voi, no, te prego, Cristian. Riscrivilo, faccio finta che non abbiamo letto. Vero, vero. Cioè, se Stefano dice riscrivilo, riscrivilo. Allora, che siamo... sui 70-80 euro che non sia plasticaccia aeroculo. Poi sinceramente io non ho capito perché ultimamente è pieno di aeroculo in giro. Cioè, aeroculo è un marchio che era morto, è ritornato in auge, non ho capito grazie a chi. Non lo so. Grazie a cosa e soprattutto perché. Non lo so, non lo voglio sapere. Con le 5, se tutto va bene, giochi a pinball in HD. Vabbè, ma non esagerare. No, non esageriamo, dai. Dai, sto esagerando attivo, Lumia 400 MHz, quindi ho i requisiti base per CS. No, il problema, Khan, non è CS, cioè a CS ci giochi bene anche con un moderno i5 qualsiasi, una 1050 non ti hai, però se devi portarlo a 144 frame costanti per giocarlo a 144 Hz, ti vuole un i7. Poi in giro possono dire quello che gli pare. Noi l'abbiamo provato al Tesla, ci giocano al CS e ti posso assicurare che al piano di sotto c'hanno gli i7 4770K e ce la fa. Al piano di sopra 144 Hz non li regge né mo e né mai, e lì ci stanno gli i5. Giusto. Quando una CPU diventa obsoleta? Quando lo decidi te, quando la cambi è obsoleta. Quando per te non basta più per quello che ci fai. Obsoleta in realtà lo diventa dopo svariati anni, però può diventare obsoleta per te quando semplicemente non soddisfa più i requisiti minimi per quello che tu ci fai. Io ci ho costruito un paio di PC negli aircool e mi sono trovato bene. E vabbè, ma non dico che non siano buoni, Enzo, però cioè alla fine. Tamarro anziché no, tanta plastica, costo basso, che ti dico, cioè allo stesso prezzo trovi molto meglio quando su prodotti di marca. Ma secondo voi il 5 serie X sostituirà la serie attuale? No, perché le schede madri costano troppo, quindi non te lo puoi anche scordare. Secondo me, anzi ti faccio una bella previsione che secondo me sarà un bel flop di vendite. Io ho un i5-6700K e già è una contraddizione in termini, perché o hai un i7-6700K o hai un i5-6600K, quindi beppe, occhio, overclockato, un monitor 144 e una 1080, gioco a 144 costante, ovvio poi che sì, però c'è pure una 1080, attenzione. Un i7 non serve a niente, però aspetta, bisogna pure vedere, come ho detto prima, quale i5, dato che immagino avrai un 6600K, è sbagliato a scrivere. Se 6K è un signor professore, c'è una frequenza più alta di un i5 normale, è un i5, è un i7 castrato, cioè più di un i5. Se il tuo processore lo paragoni con l'i5-6400, che è comunque i5, c'è una grossa differenza, ma grossa, Non a caso la differenza di prezzo c'è, non sono 20 euro. È possibile che la mia scheda madre M6070 non ha il CMOS? Che vuol dire? CMOS reset forse? Ce lo devi avere per forza, sono due pin con scritto, se non c'è scritto CMOS reset c'è scritto JBUT. Li fai toccare tra di loro con un cacciavite e l'hai resettata. In alternativa, se non lo trovi o ti rimane scomodo, stacchi la corrente, togli la batteria tampone, aspetti 30 secondi, rimetti batteria tampone, accendi e hai fatto il CMOS reset. Queste non è che sono cose che le snocciolano tutti, No, hai capito? Mamma mia, è possibile che la mia scheda... No, questa scusa, l'ho appena letta. Sto un po' in dialogo con la chat, scusate, sto cercando di rispondere più o meno a tutti. È il momento del dito! E arriva lui! È proprio lui! Eccolo! Aeroculo è tornato in carreggiata con gli Aero 800-500, ottimo qualità prezzo, ma il P7 C1... Prova il destro! Non va! Vado. Guarda, un 9 sì, è un bel prezzo, non è un grande alimentatore perché la serie QS personalmente non mi piace molto, specialmente se lo devi usare per gaming. Il prezzo è ottimo, è troppo basso, quindi se l'hai visto su un sito fatti due domande e datti due risposte. Mamma mia, attenzione, lapidario, però giusto, giustissimo. Vi dico solo che ora gioco con una GT730 2GB DDR3 a 70 fps e poi con le smoke scende a 40, rosico tanto, sì, ci credo. Cambia. Secondo me se devi andare su case che costano poco è meglio Bitfenix.
Bobby Phoenix non costa proprio poco, eh. Per giocare ai giochi, io ragazzi, che vi dico, cioè noi quelli che trattiamo noi alla fine, anche Corsair fa dei case a tra virgolette poco prezzo, la linea nuova di Cooler Master, poi quelli che usiamo sempre noi, il 330 dell'Antec, ce ne sono diversi di case sotto le 70 euro che sono veramente 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 validi, eh. Per giocare ai giochi di adesso, a mio parere, un 4 GB di GPU non bastano. Secondo voi, la 1066 GB bastano e per quanto? Comunque so. c'è un problema c'è di un contaminazione. Problema. Secondo me, io non capisco se sono diventati così. Per colpa mia? Per colpa tua? Lo stesso, io sono uno di loro. Che noi siamo una stirpe, capito? Gli NZXT sono belli, Gianni, però il problema degli NZXT è che quello che costa meno costa 100 euro. No, questo... 80 euro dai, la serie del 40 costa 80. Sì, vabbè, parlavamo di case a basso costo. Però 80 euro è... insomma, stai lì. Ma gli 5 serie X saranno 2011? No. No. Ciao raga, qui sono stati eliminati un po' di messaggi. Ma voi lavorate anche con gli I9? Sì, però per adesso non ce l'hanno chiesto nessuno, ma credo sia questione di tempo. Ovviamente ti dico che a luglio e agosto si assemblano pochi PC, quindi non mi aspetto di vederne uno entro l'estate, anche se non si può mai sapere, eh. Io con l'Aerocool 500 mi trovo bene, magari non sono di buona qualità, ma almeno è carino esteticamente, fa il suo dovere, persino un po' il controller. Sì, Legend, però sai che ti dico, cioè se devi andare su modelli di case che costano poco e carini esteticamente, c'è anche Hitech alla fine, cioè noi ci capita di montarli, per quello che costano sono fatti molto bene come qualità prezzo. Poi è ovvio che uno non si aspetta una qualità superlativa, ma parliamo, finché si parla di un case da 30, 35, 40, 45 euro ce ne sta. Con un i5-7 lapidari, questo credo si riferisca peggio dei medici, con un i5-7-4 una 1060 invece, se la domanda è riferita a quella di prima, stai un po' al limite, dipende sempre dal monitor, eh. Vai di dito, piastra lì, sta il didone. Sì, e qui stava spalmata. Sai, beh, guarda che tra i tech aerocool non è che ci passa. Se passa tutto sta abisso, eh. Secondo me non si passa più niente. Anzi, bisogna la stessa fabbrica, non te lo dico. Possibile. Il 1050 Ti giochi a dettagli alti. Su che monitor e con quanti FPS e quali giochi? E con quali giochi? Fabio, il nuovo episodio di Act to the Future è pronto. Guarda, non l'abbiamo neanche finito di registrare. Se tutto va bene, lo finiamo di registrare non so quando. C'è roba che dovremmo chiudere la live adesso. Montarlo io domani in 2 ore circa e farlo uscire domenica. Però ci sono grosse possibilità che domenica non esca, ragazzi, ve lo dico. In caso se non esce, mettiamo un altro video. Però noi ci eravamo tenuti 2 settimane di vantaggio sulla tabella di marcia e purtroppo ce le siamo mangiate perché i dubbi. Ci ha messo una vita. No, ci ho messo una giornata. Perché ci hanno portato una marea di computer. Il problema è che ci abbiamo avuto da fare i PC dei clienti, quindi è venuto meno il giocare con. Sto avvitando il radiatore. Comunque sono quel ragazzo del Pulse ML6, l'ho overclockato a 3.3, ho preso tipo 20 fps con la 1050 Ti, però l'HD non ce la fa, lo so. Professore una certa dice basta, quanto vuoi dire prima di al collo. No cavolo. Joy Game, cioè tu mi fai sempre questa domanda, ma... Noi odiamo AMD, semplicemente è un dato oggettivo che rapporto qualità-prezzo rispetto a Intel per il gaming, sottolineo per il gaming, che quindi sono le configurazioni che facciamo noi, non c'è storia, quindi semplicemente ci troviamo bene con Intel, andiamo avanti con Intel. Poi se qualcuno viene e ci chiede una configurazione AMD, noi gliela facciamo. Il problema è che oggi non è ancora successo, che so che voi fan di AMD non ci volete stare, ma la gente è normale che entra e vuole un PC. Ciao, volevo fare un PC. Ok, noi facciamo, che ci vuoi fare? Giocare, la risposta che ti danno. Ok, vuoi che ti consiglio dei pezzi oppure l'hai visto? No, l'ho visto già online, già ho visto tutto. Allora, dice, guarda, case alimentatore fai tu, però voglio schermata, voglio MSI o Asus
e il processore voglio un i5, niente, tu là, non è che io là dico no, non lo mette, metti un AMD, un i5, bravo. Io dico bravo, stringo bravo. La mano. Poi se invece quella persona mi dicesse guarda, ho visto AMD, ho visto che c'avete il 1500, il 1400, lo montate? Certo, perché no? Certo, magari prima ti dico, sei sicuro? Non è che sì, storia, sicuro? Sicuro sicuro? La accendiamo? Se mi dice la accendiamo sì, però siccome che oggi non è successo tutto ciò, per fortuna. Per fortuna. Però allora... poi succederà, e quando succederà sarà un evento. Lì sì, lì ragazzi. Sarà un evento. Live special faremo. Intensa limitando le vendite di Pentium G4560, cosa ne pensate di questa situazione? Perché secondo me la gente. Clash with Leo, non lo so, secondo me legge 2 core 4 thread, poi vede lì 3, fa oh 2 core 4 thread, porca miseria, costa la metà, ma che sono scemo io, mo me compro quello da di meno, perché purtroppo l'utente medio è così, quindi hanno comprato tutti sto G4560 che da qui a 6 mesi non andrà bene neanche per qualsiasi gioco più stupido che uscisse sul mercato, però a 4 thread, 4 4 thread, poi il piano di video che dicono in giro, io porca puttana, adesso un giorno, questo niente, modalità con restrizioni, io un giorno prendo quei due processori sullo stesso sistema, con la stessa scheda video e faccio due benchmark. Bravo. Così ti faccio vedere che non sono uguali, no, sono uguali, perché il piano di video in giro che dice che sono uguali è perché non l'hanno provati. Fidati, 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 giusto, fidati, fidati. Allora, vedrai che arriverà la configurazione Ryzen. Compratene una, cioè il primo che la compra gliela montiamo gratis. Più di questo non posso dire. Ah, che è successo? Ho messo male questi. Io non mi quadrava qualcosa. Non ti quadra, no. Piastrellista. Se facevi l'assemblatore ci potrei avere ragione. Certo, invece. Comunque il venerdì sera la gente esce, quindi sono meno briosi. Meno brio, meno parlano meno, sì. Dobbiamo sì, farla prima la live, se niente la fa. È vero, è vero, è vero. La facciamo domenica notte. Il giorno che raggiungerò la cifra che piano piano sto accumulando, giuro che stupisco sia Fabio che Stefano, va bene? Lo immagino. Va bene. Riesci in bene o in male? Ma a me sinceramente sorprende che nessuno ci abbia ancora fatto montare il primo AMD per poi prenderci in giro in live. Esatto. Mi spiegate in sintesi cosa sono e a cosa servono i thread? Più o meno ho capito cosa sono, ma non al 100%. Jack, veramente i thread, detto proprio volgarmente, sono i processori virtuali che il tuo processore fisico genera, ok? All'interno di... Adesso te lo cercherò di spiegare nel modo più semplice possibile, anche se non sarà proprio corretto. Dentro un processore, che si chiama processore perché si è sempre chiamato così, ci sono altri processori e fisicamente possono essere 2, 4, 8, ok. Ognuno di questi sottoprocessori può generare dei processori virtuali, quindi io posso avere un processore che dentro ha 4 processori ma ha 8 thread. Il sistema lo vedrà come se io ho un processore con dentro 8 processori, praticamente non accorgendosi della differenza. Ovviamente la CPU fisica è una cosa e il thread è un'altra. La compro io, poi la bruciamo e vediamo quanto dura. Antonio. Questa ti è piaciuta. Io avevo una GTX 1060 MSI 3G Gaming X con Full HD, non avevo problemi. No, 60 Hz vai tranquillo proprio, ma anche con una 1050 Ti vai tranquillo, senza problemi a 60 Hz. Chi è stato? Tranquillo proprio, e il problema sono i 60 Hz, appena metti a 144 gli dai una crocca al professore. Basta che vedi la linea da anni, Intel fa Celeron 20, un Mi 3, 5, 7 anche come prezzo. No, i VS fanno schifo. Non ho sentito. Io vado ragazzi, bye. Ciao Matteo. Ciao caro. Ah, i VS parli degli alimentatori. Sì, il VS non è che fa schifo ragazzi. E dovete sempre calcolare che c'è scritto col 6 sopra, quindi è un alimentatore buono, però... è un alimentatore fascia economica. Se un prodotto è di fascia economica, faccio un paragone con un cellulare. Se comprate un cellulare Samsung da 50 euro, mantiene comunque uno standard qualitativo minimo perché ha un marchio prestigioso, ma è sempre un telefono da 50 euro. Quindi non si può dire che sia migliore o uguale di un telefono magari cinese che ne costa 100.
Esatto. Alla fine, ragazzi, è il prezzo che fa il prodotto. Questo è. Poco pagare, poco valere. Questo vale sempre e per tutto. Vabbè, Alessia, mo te stai allargando. Ci sono diventatori migliori come XFX, VGA, Cougar, Delta. Allora, ti faccio un piccolo sotto. XFX non li produce da sola. È meglio che non ti dico chi glieli fa. E VGA, non capirò mai perché. E VGA è un marchio che fa schede video, produce schede video ottime. Non capisco perché gli alimentatori che sono qualità prezzo discreti debbano essere sempre descritti come alimentatori della Madonna, quando non è così. E prima o poi capirò chi è che mette in giro queste voci, eh. Cougar, dai, Cougar, ragazzi, Cougar, stiamo, Cougar è roba, fascia comunque sia, cioè, dai, ragazzi, Cougar non si può, non posso essere cattivo, non dico niente. Delta è una marca, è un marchio che fa come FSP, come tanti altri, fa alimentatori da una vita, li fa principalmente per i PC preassemblati, quindi HP, Acer, e sono discretamente buoni. Ovviamente sono sempre alimentatori calati per quello che devono alimentare, quindi non è che è un marchio che ha esperienze in gaming, non è che hai proprio fatto esempi azzeccatissimi. Uno su tutti, ragazzi, basta che dite Seasonic se volete comprare un alimentatore box. Ciao ragazzi, buonasera, che è il 570X della Corsair? Sì. VGA, Supernova, G2, mamma mia, oh. Quindi sono dei core finti che vengono generati dai veri core e il sistema li vede come reali. Sì, detto proprio alla maccheroni. Ma sì. Come viene, sì. Io ho un G3260, una GTX 1050, mi conviene per cliccare il processore. Diciamo che con quella scheda video dovresti mettere almeno un i3, almeno, più che per cliccare il processore. Poi. Secondo voi il Thermaltec S6730 va bene per i 5 1060? Sì, assolutamente sì, anche troppo. La 1060! Dove l'hai trovata la 1060, mi chiedo? O a che prezzo? Non lo so. Allì. Eccola qua! La Branda Strix. Sì, le facciamo le rate, però purtroppo al momento almeno soltanto in negozio, quindi non possiamo farlo a distanza. È buono l'Antec da 600 per una 1060? Giochino, la domanda è sempre la stessa. Quale Antec fa 8 linee di prodotto diverse per gli alimentatori? Se mi dici il VP ti dico sì, ce la fa, ma non è il massimo, perché è leggermente meglio del VS della Corsair. Costa poco di più, ma è comunque anche quello un alimentatore fascia economica. Con una 1060 io mi butterei almeno sulla linea EDG o HCG, che sono quelli modulari e sono molto migliori. Ovviamente tu non mi dirai, ah, ma costa il doppio. Ragazzi, l'alimentatore è un pezzo importante. Si paga. È importante. L'alimentatore è quello che vi alimenta tutto, sì, non dovete risparmiare. Sì, che ha detto, l'alimentatore per eccellenza, so da spendere infiniti mila euro, ti dico, 1000 watt Platinum Modular Seasonic. Manco Platinum. Platinum. Titanium. Efficienza arriva al 98% e via, così non ci fosse un domani. Allora, perché non fanno una live con cambi in prima persona? Ci abbiamo pensato, il problema è che Stefano dovrebbe tenere un'ora e mezza la GoPro addosso, che poi non ce la farebbe con la batteria. Mm-hmm. Potremmo fare un passaggio una volta, se ci organizziamo per un periodo col cavo, ma oppure no, sì, dovremmo provare. Sempre il problema è sempre che trasmettere il video in wifi è il problema, perché altrimenti lo dovrai imbragare con tutti i cavi addosso. Esatto. Quindi niente LED? Dove? Qua su questo? Vabbè, ha tre ventole le SP120 davanti che fanno un bel effetto luce, quindi comunque quelle hanno gli effetti regolari direttamente dal top del case, quindi da sopra il case quelli lì si possono regolare. Ma perché l'hai messi così in miscura, l'hai messi girati? Eh no, perché girati sporgono troppo, sono strutturati per andare così. Ah sì? Eh sì. Bruttino però se metti. Lo so, quando metti al contrario sporgi una riga. Non è strutturato per farlo. Raga, con un budget di 1500, di cui 300 per il monitor, dite che ci è una buona build, certo. Beh, 1200 da spenderci, sì, viene i 5. Lavoriamo con Xeon, sicuramente non con gli Xeon, Alessio Tommasi. Xeon le luci? I fari? Allora, forbice.
Fascettina. Mamma mia, aspetta, aspetta che scull, muretto is back. Io mi dovete perdonare, ragazzi di Twitch, non vi ho proprio cagato. Bravo, non leggi solo la no, parte. Non me ne avevo accorto. Allora, Manu, vabbè, sopra i 60 fps non si nota la differenza. Per reggere Rainbow Six Siege con risoluzione alta, che scheletro ci vuole? Non ho capito. Rainbow Six, sì, con risoluzione alta, che scheletro ci vuole? 1070. No, vabbè, una 1060 se giochi a 60 fps. Gergon con la GT630 ti devi vergognare. Vergognare. Infatti un po' di vergogna, cioè, infatti poi ho iniziato a giocare perché non te gira niente. Mi sono perso tutta la live per colpa di un cliente che è venuto chiedendomi dove fosse il bar più vicino e a quanto faceva un caffè. A posto. Scusa, quanto, scusa la Tecno, ma quanto ti ha trattenuto questa cosa, perdonami. E io riparo il cellulare. Ragazzi, buona serata e buon proseguimento. Devo chiudere il negozio e tornare a casa. Grande, per te, vabbè, 7:30, sì, ci sta. C'ha ragione Tecno, ma peccato che hai chiuso perché cioè, noi non ripariamo mai i cellulari, stavano riparati uno l'altro giorno, volevo capire che probabilità ci sono che capiti un touch rotto su una riparazione, ma questa è un'altra storia. Ma si può collegare la GoPro a una batteria portatile? Sì, sì, tecnicamente sì, è USB, quindi... USB, ah, power bank, sì. dove leggo il power bank? Sul ciuffo. Mamma mia, pensavo che tutta la roba la casca la capoccia un po'. Infatti Gergon dice per quello vengo a testa. È giusto. Comunque la chat di Twitch dovrò cambiare plugin perché rimane buggato. Rimane buggato, cioè funziona per poco e poi ti saluta. Poi ti saluta. Poi la refresh a mano, vediamo cosa succede. Fabio, io non vi arriva a 128, secondo te quanto ci posso fare vendendola ad un collezionista? Ma non credo sia abbastanza vecchia da essere considerata da collezione. Non lo so. Prova a vedere su eBay se la vendono e a quanto. Poi ragazzi, ma questa gamma a 60 fps, questa è un'altra a destra, questa nuova, che dite? Vi piace? È più fluida, non vi frega niente, è bene se siete accorti, fa schifo. Si può giocare su Rainbow con una 1050 Ti e un i575? Quanti fps? Allora è molto facile, puoi rispondere perché all'incirca la configurazione che c'è di là, tu c'hai giocato la Rainbow Six, va fluido? Rainbow Six? Al piano di sotto andava fluido? Ma no, al Siege, io gioco da Ghost Recon Wildlands. Ah, ok. C'è il Siege. Sì, comunque sì, ce la fai, nel senso, giocarci ce la fai. Ma su 60? Io con 150 che lo sia, 1050 e 4440 Rainbow in 1080 Ultra oscilla tra 40 e 70. Ho i video in canale, sul canale come prova. Probabilmente vengono più persone che briccano i loro telefoni smanettando che con il touch rotto. Ma non so quanta gente smanetta, perché una persona secondo me che si bricca il telefono è in grado anche di cambiarsi un vetro. Poi magari sbaglio. Sì. Perché usi adattatore da SATA a Molex per gli hard disk? Perché questi cavi qui dell'Enermax purtroppo hanno un Molex e un SATA. Un Molex e un SATA. E quindi dovrei mettere due cavi che partono dall'alimentatore per alimentare due hard disk. Posso usare due cavi che partono da SATA? A SATA non dà fastidio mettere cavi inutili, gli dà proprio... No, ma non posso utilizzare, cioè non posso mettere sei innesti per alimentare due dischi. Quindi a quel punto dico, senti, uso un adattatore che tanto il Molex c'è per forza, perché devo alimentare altre cose. Quindi per evitare di mettere una fracca di cavi, ho messo l'adattatore. Spiegazione... Sì, è vero, è un po' più gialla, ma in realtà c'ha i colori più reali, vi posso dire. Quell'altra era un pochettino più fredda. Poi oggi c'è poca luce qua dentro. Sì. Comunque è molto più fluida, questo ve lo posso dire. Soprattutto non mi fa quell'effetto brutto, la mia testa si vede quasi per intero, quell'altro sembra che c'è l'aureola. Non sei più santo. Ho un 6-7K che scalda tanto. Attualmente ho un Big White Dark Pro, ho usato sempre pasta buona. Dai test online con questo installatore CPU dovrei stare sui 60, invece arriva a picchi di 80. Suggerimenti? L'hai montato male, Oliva? Non tocca bene, o magari sta messo in una posizione in cui non ha un buon ricircolo d'aria, magari sta attufato sotto la scrivania, o comunque sta in una stanza particolarmente calda e allora ti si impenna la temp.
Allora, noi abbiamo un altro problema con questo alimentatore, perché questa scheda video va con un 8 pin e io ho un 6 pin. Da 6 a 8, adattatore. La sai oggi. Vai! Vai con l'adattatore da 6 a 8, che ci piace tanto, perché questo qui è un adattatore che servirà per alimentare questa. Questi sono gli accrocchi che vanno fatti quando ci lasciate la roba vecchia dicendo che è buona. Adesso, mo io questo proprietario non lo conosco, poi lo conoscerò, gli dirò che cosa ti costava cambiare anche l'alimentatore. Invece di usare adattatori su adattatori su adattatori degli adattatori. Purtroppo lo fanno, è così. Allora, l'ultima, Stefano. Sierra. Una 1063 giga va bene per giocare a giochi competitivi? Che domanda è? Sì, specialmente considerando che i giochi competitivi sono Overwatch, Counter-Strike, Dota, League of Legends, Hearthstone principalmente, quindi ti direi assolutamente sì. Se sei buono, fallo, che abbassi le temperature di sicuro, il delid. Guarda, non posso parlare. Abbiamo troppe cose in serbo per voi, e che non ci abbiamo il tempo di farle, porca miseria. È vero. Che ne pensate? Per esempio, Stefano modifica schede video e dissipatori da penso 3 mesi, ma nessuno l'ha mai visto questa cosa. Cala, lo stai per chiudere. Ciao. Dici, mo, hai detto non una cosa. Ce lo metti, poi l'hanno fatto pelo, col serie, c'è da dire che comunque. Sì, qui per fare il cable. Gian ci passa col suo, con la roba base, quello che ci metti due cose. Vabbè. Che ne pensate sull'utilizzo di GPU e CPU per minare Bitcoin? Domani siete aperti? Sono domande che non c'entrano nulla l'una con l'altra. Comunque domani siamo aperti, ci sono io dalle 9.30 alle 13. Starò montando il video che dobbiamo ancora finire di registrare, quindi sarà un casino. Che ne penso? Io non l'ho mai provato. Se lo fanno tutti vuol dire che conviene, se no vuol dire che c'è stata un'epidemia di gente che ha detto una cosa falsa, per cui altre persone hanno acquistato schede video a rotella, facendo aumentare il prezzo per le persone normali, che si sono nel frattempo anche incazzate di questa cosa inutilmente. Questo è quello che è successo. Cyber 3 giga e 4 ore da prezzo che fa. Alessia, mamma mia. Che? Buonasera Fabio e Stefano, ciao Davide. Alessia ovviamente Alessia blasta l'insulto facile. Cambia molto tra un 7.4 e un 7.5, no, ma cambia anche poco il prezzo. Con il kit è semplice, l'unica cosa, devi stare attento con la liquid a non far toccare i contatti che fa massa. Manca la scheda audio che sta dentro l'armor. Si può lasciare? Dove? Ma Zima System è... no, è il proprietario? No. Manca la scheda audio che sta dentro l'armo. Non lo so se è il proprietario, può darsi. Zima System, sei il proprietario del PC? Perché ieri non me l'ha chiesta questa cosa, mi ha detto no, non recupero niente, che la scheda audio l'avevo chiesto, ma ha detto di no. La MSI Gaming, cioè, dai, stai, guarda. Gaming Pro Carbon H270, va bene per il 5060, sì, va bene, però la gaming, non gaming. Ehi. Per Grand Theft Auto 5 che processore scheda video mi consigliate? Sai, non ti so dire quel gioco quanto sia pesante. La CPU tanto. Enzo, che ne pensiamo di girata? Vorrei fare un vlog su questo da circa 3 settimane. Non ho il tempo, maledetto, di farlo. Ovviamente. Aspetta prima di comprare. Tocca moderare la moderatrice. È vero, eh? Yes, è il proprietario del PC. La scheda audio è buona, lasciatela. Adesso Zima, visto che sei il proprietario del PC, perché? L'alimentatore. Perché l'alimentatore? Ieri avevo detto. Come ho detto? No, ci sta, li avevi fatto 30, facevamo 31. È che già era partito per un volante. Adesso tutti gli adattatori che gli hai messo glieli accolli tutti, forse. 6 euro l'1. Forse. Così impari, certo, perché gli faccio spendere 48 euro di adattatori. Scusa, Giusto. Gaming, sì, beh. GTA 5 pesa tanto sulla CPU.
in questo momento sto guardando la live mentre gioco a MC Amk. Cos'è Amk? School Minecraft. Me butto. Costa soldi, lo so Zima, però ne hai spesi, porcaccia la miseria. Comunque bel PC. Beh, il PC però poteva essere la ciliegina, invece sarà il puntino nero su una cosa perfetta, vedi? Ma lo cambieremo alla prossima volta. Guarda, tanto Stefano, le madonne, sempre a causa del tuo alimentatore che tu hai tenuto, adesso lui non può bestemmiare perché siamo in live. Saranno un quarto d'ora buono che sta cercando di chiudere quel coso, che non gli si chiude, lui insiste. Io, se ero io, già l'avevo tolto. Lui invece ce lo deve mettere perché lo vuole chiudere come da specifica. Sì, assolutamente. Pensavo che tu e Stefano eravate soci, invece Stefano è l'operaio. Sì, la capisci, ma noi, perché sta seduto? Ma noi, ma io perché io sto seduto, esatto. Ma la questione è sempre: praticamente, io e Stefano è come se fossimo soci, perché lui ormai sta qua da una vita. E ancora non siamo diventati ricchi. Quindi comando io. E noi siamo partiti in due e siamo sempre in due. Quindi questa cosa dovrebbe far riflettere. Tu dirai, molto giustamente voi direte, ma tanti altri negozi di informatica hanno chiuso. Ritenetevi fortunati. Giusto? Non mi dire così, altrimenti mi tocca cambiarlo subito. Vabbè, credo che no, adesso no. Se gli dici. Subito no, cioè io adesso ho fatto il lavoro e molto lo tieni. Allora, la scheda audio volevi montare, ma oh, senza il pannello frontale, eh? Cioè io te lo dico. Pannello frontale non si può vedere. Non si vede, ma non si vuole. Ma neanche se vuole, che fai? Tagli il vetro? No, no, però qui per montarla devo sganciare. Stefano sta litigando con quei cavi, eh sì, è vero. Stile vecchietto a briscola, ci sta. Potresti... No, ma il bello è che io ovviamente io lo aiuto leggendo i vostri commenti, sennò lui deve anche leggere. Pure devo leggere. Capito? Quindi io. E poi io in realtà io intervengo solo quando c'è da fare le cose veramente di fino, cioè tipo uscirà un video fatto su come si sistemano i cavi sul retro dei PC. Perché Stefano lo fa sempre bello davanti, poi dopo adesso mo. Vabbè, ma adesso. È un caso. È un caso perché c'è il vetro, sennò tu avessi fatto butto dentro qua, vero. Bam, non si chiude, ma bam. Non è vero, ma vabbè. Ma taci. E taccio. Senza pannello frontale. Vedi un po', Zima, come faceva? Tagliava il vetro col Dremel, che te l'avrebbe fatto, eh. E guarda. Questa è una Sound Blaster, comunque sia, Sound Blaster Z. Già all'epoca facevo. Ma tacete che girate in Porsche entrambi e sono una copertura che siete poveri. Io ho una macchina a noleggio e Stefano c'ha una Polo del 2010. Non credo che siamo così ricchi, anche perché se no il venerdì sera non stavamo qui a perdere a fare tempo live con voi. Vabbè ragazzi, noi lo facciamo perché ci divertiamo. Il bello del nostro lavoro è che possiamo condividerlo con voi. Non a caso i video nostri fanno abbastanza schifo e andiamo bene solo nei live, vero Ste? Sì. Quanto è nel PC? Amico gamer, non lo so perché non è il nostro, ci ha portato i componenti Zima. Puoi chiederlo a Zima, visto che Zima è online in questo momento, è il proprietario del PC. Lascialo stare a Stefano e fa PC perfetti. Allora Antonio, tu hai una concezione della perfezione che evidentemente non corrisponde a realtà. Te lo posso dire. È invidioso. Passabile, insomma, accettabile. Allora, accendiamo. Siamo pronti? Ma stai a sudare. Prima di accenderlo, rimonto un attimo. Ecco, Zima, questo qua, ricordati questo, di questo, ricordati di pulirlo bene, non fare che dopo lo lasci e l'evento non si vedono più. Questi ogni tanto vanno puliti, non fare come i clienti nostri che poi vengono e piangono e dicono che non gli gira l'aria all'interno. Poi sennò dopo mi devo incazzare, giusto? Giusto. Allora, dissipatore buono che costa più o meno 50 euro, comincia a prendere dei liquidi, liquid all in one, se no
È una perdita di tempo stare lì a fare una live per noi, certo, è una perdita di tempo, assolutamente sì. Io personalmente adesso stavo nel mio ufficio su Facebook a perdere tempo, a divertirmi invece di stare. Ma raga, a fare i bravi, i video fanno schifo e chi li monta fa? Ah! Ma no, ti spiego, io mi trovo a lavorare con del materiale scadente di bassa qualità prodotto per lo più dal qui presente. Quindi dopo che succede? Quando in fase di tagli e cuci non è che si possono fare i miracoli, capisci? Cioè io do del mio meglio, però il problema è dovrei farmi tutto da solo per andare bene. Saga, saga, te sta la sua. Senti, siamo pronti? Lo accendiamo? 3, 2, il professore non è scritto in descrizione cos'è? Un i7-7000 7K. Che domande, noi montiamo solo da 7-7K in su. Eccolo, e parte, e fu così che partì, si accese, e all'interno l'effetto è questo. Eccolo qua, io davanti perché c'ha gli effetti delle luci che si possono regolare con appunto qui il pulsantino. Quindi comunque ce lo mettiamo fisso di un colore. Ok, possiamo giocarci un pochettino. Bene, 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 bene. Sempre colpa mia. E l'interno invece è questo. Vediamo se riesco a farvelo vedere con la GoPro. No, ti prego, Red Lion, non farlo. Dai, dai, Fabio, fallo, fallo, Red Lion, fallo. Tanto lo mandi, lo guardo io, se non mi piace non lo pubblico. Non è vero, perché lo posso guardare anche io e lo pubblicherò. Io mo te levo i permessi da amministratore della pagina. Allora, Zima, com'è questo computer? Ti piace? Questo si vede. Dopo, dopo lo facciamo sparire. Ti piace come è venuto? Fabio dovrebbe prendere tutti gli introiti di YouTube quando Stefano produce video brutti. È tanto vero? Lo fa lo stesso. Quindi comunque potrei produrre anche video belli, ma è così. Allora, questa è la riuscita del PC, considerando che sono le 8:10, siamo stati di parola perché l'abbiamo finito in tempo, quindi comunque sia siamo riusciti. Lo ho finito in tempo. Ti piace, lo sapevo che ti piaceva, perché con il nuovo sistema, naturalmente un nuovo case, sarebbe molto molto molto, molto figo. Allora, poi dopo qui ci installeremo il sistema operativo, questo verrà fatto naturalmente da domani lunedì, quindi poi ti chiameremo quando il PC sarà fatto. Va bene, Zima, facciamo prendere. Così, domani te lo finisco. E poi Zima si chiama come me, si chiama Stefano come me. Allora, Stefano Zima, ti dico già che puoi venirlo a prendere lunedì dalle 9:30 in poi. Ok. A meno che non ti presenti domani verso l'una, io te lo dico, all'1:30 chiudo, non ti aspetterò mai. Se riesci a venire domani verso l'una, potrebbe anche essere che te lo do. La scheda audio Oliva, questa qui, a parte che è tamarra, la Soundmaster Z ha una qualità audio, nonostante le schede madri di base ormai dispongono di un'ottima scheda audio, è di qualità superiore, specialmente con il suo software, perché ce l'ho pure io a casa, quindi ce l'ha anche Fabio a casa, cioè oddio, ce l'aveva a casa, mo sta qui su PC da cui streamiamo. Quando giochiamo a Counter Strike o a giochi comunque FPS dove bisogna ascoltare, questa scheda ha una funzione che si chiama Scout Mode, quindi comunque se si abilita quella, dopo un po' che si sta zitti, quindi che in TS non parla nessuno e voi non state producendo rumore, state fermi nel gioco, amplifica domani alle 13 per usarlo sabato e domenica, sei un maledetto, sì. Amplifica i suoni, quindi ascoltate di più, ascoltate i passi, quindi comunque è un cheat legale. Quindi comunque questa scheda è veramente ottima e non costa neanche tanto, poi alla fine senza il pannello frontale questa scheda si trova intorno a un'ottantina di euro, 70 di euro, quello che è. Quindi comunque ecco perché, al di là che è figa e che c'è la lucetta rossa qui sotto, è bella. Domani alle 13? No, domani alle 13 assolutamente no, ti faremo soffrire questo fine settimana perché non hai acquistato i componenti 12 da noi. 33. No, non hai acquistato i componenti da noi, quindi ma facciamo così, se vieni domani ti faccio pagare. Le prolunghe 6 pin e 8 pin che ho usato costano 6,51€, quindi 6, 12, 18, 19 e 50 di prolunghe. Se invece aspetti lunedì non te le faccio pagare, scegli. Guardalo bene. Allora ragazzi, siamo ai saluti finali, grazie a tutti perché comunque siamo stati pochi, quindi ottantina, ormai ci siamo abituati bene, però comunque sia siamo stati costanti. Cambia cam. Quindi comunque sia, grazie a tutti per averci seguito. Poi domenica vedremo se riusciamo a farlo uscire, se ci riusciamo a fare questo miracolo saremmo contenti, se no altrimenti ragazzi lo buttiamo mezzo alla settimana o comunque... Ne faremo uscire due ragazzi, se non ce la facciamo non ci blastate perché è stata una settimana brutta. Farlo da lunedì, avete tempo da lunedì. C'è un po' il fisciai comunque. Sì, c'è un po' il fisciai.
da lunedì a domenica per fare dei dubbi, montare il video e farlo uscire non è facile, perché questi giorni comunque abbiamo lavoricchiato, abbiamo avuto diversi PC da fare in assistenza, quindi siamo stati un po' rallentati. Poi 77 views, 77 like, ottimo. Allora ragazzi, quindi mi raccomando, domenica vediamo se riusciamo a farlo uscire, poi vi terremo aggiornati magari con un post su Telegram, quindi per chi ancora non ci sta seguendo su Telegram, joinate, quindi in descrizione trovate tutti i nostri link ai vari social. Martedì live non lo so, quello dipende, il martedì live è sempre, vedremo. Dipende quello che ci capita, noi se ci capita un PC da fare lunedì sera lo posticipiamo a martedì per poi farlo, però è molto difficile questo periodo perché come immaginate da luglio agosto il lavoro non è proprio costante. Ok. La settimana ci hanno spaccato. Sì, perché partono tutti quei PC e PC. Quindi poi vedremo, comunque usciranno dei video mercoledì come sempre e venerdì sicuramente un'altra live, poi se non abbiamo niente da fare chiacchieriamo, tanto comunque sia ci piace farlo. Mi raccomando il like per chi vede il video, continuate a seguirci, condividete, mettete la campanellina, mettete comunque il follow. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, ciao. Grazie a tutti, ciao. Sì, ma non fare tardi che non te lo...